Voracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma senza accendere le luci perché fa troppo caldo. Chiudiamo una settimana ricchissima con un video interamente dedicato al prossimo Nintendo Direct. Infatti ho deciso di fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda la conferenza Nintendo prevista per questo giugno. Utilizzerò come base di partenza tutto quello che è stato annunciato fino a questo punto, aggiungendoci i vari leak e rumor che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Prima di iniziare però vi ricordo che sono partiti gli sconti estivi su Instant Gaming, dove potrete trovare centinaia di titoli digitali scontati fino all'85%, con una vastissima selezione tra titoli del momento e grandi classici. Inoltre è iniziata anche una caccia al tesoro sui profili social di Instant Gaming, dove è possibile vincere dei buoni da 20 euro e risparmiare ancora di più. Perché ricordatevi che se uno risparmia, nerda ancora più duro. Bene, io ho detto tutto, voi supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Quindi iniziamo! Partiamo subito con la prediction delle prediction, ovvero quando si svolgerà questo Direct. Un recente scivolone di Innerslot, lo studio dietro a Among Us, sembrerebbe aver confermato la data del prossimo 18 giugno, ovvero martedì. Praticamente è stato pubblicato un trailer del nuovo DLC di Among Us, che veniva indicato come disponibile dal 18 giugno e che veniva poi accompagnato da un fuori ora. In più, a quanto pare, i prompt dei comandi mostrati a schermo erano quelli di Switch. Il video è stato rimosso, ma considerate anche le collaborazioni passate tra Innerslot e Nintendo, in occasione sempre dei Direct, non è così assurdo pensare a uno shadow drop del DLC proprio in occasione di questa presentazione. E con il trailer che sarebbe dovuto uscire proprio il 18, beh, questa potrebbe essere la data del Direct di giugno. Poi da parte di Nintendo abbiamo poche conferme ufficiali, anzi proprio nessuna, se escludiamo il fatto che il Direct si terrà entro giugno. Sappiamo però cosa non verrà mostrato di sicuro: la nuova console. Quindi dai, regolatevi con le aspettative, non sarà questa la presentazione dove verrà svelata la next gen Nintendo, ma secondo me non verrà neanche citata di striscio. Sebbene la storia di Midori si sia conclusa nel modo più rocambolesco e inaspettato possibile, abbiamo delle conferme da nomi abbastanza autorevoli, come ad esempio quello di Jason Schreier, che molti dei leak portati avanti dalla persona di Midori avevano una certa attendibilità. Quindi vi ricordo ad esempio che la non ragazza giapponese aveva lasciato intendere un imminente annuncio della fine dell'esclusività Apple Arcade di Phantasian, il JRPG creato da Sakaguchi e la sua Mistwalker. C'è da dire che il rumor di un ipotetico porting multipiattaforma girano in rete da almeno un anno, e questo potrebbe essere il momento buono per far conoscere a un pubblico molto più vasto questo JRPG straintrigante. Rimaniamo sui GDR di stampo giapponese. Recentemente Square ha rotto il silenzio sul remake di Dragon Quest 3 in HD 2D. Purtroppo abbiamo avuto solo la conferma dell'esistenza del progetto con un nuovo teaser, ma c'è chi ha voluto leggere nel nuovo logo un cambio importante nell'identità di tutta quanta l'operazione. Per molti infatti il remake è diventato in realtà un rifacimento dell'intera trilogia originale di Dragon Quest. Questo spiegherebbe anche il perché ci sia voluto così tanto tempo per lavorare su una produzione del genere. Un bel nuovo reveal durante il Direct, magari con una data di uscita prevista entro la fine del 2024, sarebbe la ciliegina sulla torta. Certo, se poi vogliono farci vedere qualcosa a proposito di Dragon Quest 12, noi non ci lamentiamo. Quest'anno Beyond Good and Evil compie 20 anni. Vi sentite vecchi? Io sì. Per l'occasione Ubisoft festeggerà con una remaster in HD, anche perché il secondo capitolo mi sa che lo vedremo direttamente per il trentennale della saga. Stranamente la remaster non è stata menzionata durante l'Ubisoft Forward, ma proprio in questi giorni sono stati scovati i trofei del gioco su PlayStation 5. Questa scoperta suggerisce un'imminente uscita, che ricordiamo sarà multipiattaforma. È probabile quindi che Ubisoft abbia conservato quest'ultimo annuncio per il Nintendo Direct. Questo non è né un rumor né un leak, ma vi devo dire che mi impressionerebbe parecchio vedere LEGO Horizon Adventures all'interno del Direct. Il titolo, che era rumoreggiato da parecchio tempo, è stato uno degli annunci più interessanti della Summer Game Fest, soprattutto perché si tratta di una IP Sony multipiattaforma, con una pubblicazione prevista su PS5 e Switch. Vedere un titolo Sony del genere farebbe proprio un certo effetto, non trovate? Anche Microsoft è in pieno periodo espansionistico e non mi sorprenderebbe vedere il publisher presente in qualche modo all'interno del Direct, magari con
con una raccolta di qualche classicone Activision Blizzard, magari portando alcuni dei primi Fallout o, perché no, quella remaster di Blue Dragon che sarebbe dovuta essere presentata durante l'Xbox Showcase potrebbe fare la sua comparsa a sorpresa proprio durante l'evento Nintendo. Chissà. Chiudiamo il supporto degli studi esterni rispondendo all'altra domanda che ormai ci accompagna da anni. Vedremo Silksong? Ormai secondo me questo interrogativo ha perso completamente di senso. Quando arriverà, arriverà. Però è pure vero che a un certo punto sto gioco dovrà uscire fuori. La totale assenza all'interno degli altri showcase non è una conferma che il titolo sia stato messo da parte per apparire durante il Direct. Però, oh, a me la prova gratuita su NSO di Hollow Knight che si è conclusa qualche giorno fa proprio mi puzza. Non succede, ma se succede... Invece Nintendo, beh, ci troviamo in un momento molto delicato. Da una parte è ovvio che tutti i grandi progetti interni siano stati dirottati su Switch 2, però è anche vero che da luglio in poi non abbiamo praticamente nulla di first party all'orizzonte. Questo Direct deve tirare fuori almeno 3-4 cosette che possano traghettare l'utenza da Luigi's Mansion 2 fino alla fine dell'anno. Quindi la strada più logica è quella che Nintendo scelga per il prossimo futuro di continuare ad affidarsi a remaster, remake e progetti minori magari associati a brand dal forte richiamo. Ad esempio, prendiamo Mario. Mentre è irrealistico aspettarsi un nuovo platform, sia esso in 2D o 3D, spesso è capitato di ritrovarsi un Mario Party rilasciato a fine ciclo vitale di una console e i nomi in codice suggeriti da Midori puntavano verso un possibile seguito di Super Mario Party. E poi, visto che Nintendo, dopo anni di stallo, non si è fatta problemi a riesumare i JRPG di Super Mario con due remake apprezzatissimi, lo spazio occupato nel 2023 da Super Mario RPG potrebbe essere riservato al ritorno della serie di Mario e Luigi. Abbiamo avuto il remake sia del primo episodio che di Viaggio al centro di Bowser, entrambi su 3DS. A mancare all'appello è Partners in Time, il secondo capitolo della saga. Io la butto lì. La quota platform invece potrebbe essere occupata da una qualche mascotte secondaria, per così dire. È da un bel po' che Yoshi non si vede in giro, anche se gli autori degli ultimi episodi, Goodfield, hanno appena pubblicato Princess Peach. Altrimenti c'è Kirby, che un titolo all'anno se lo fa sempre. Circa un mese fa si parlava della remastered di Kirby e il pennello arcobaleno. Forse non il gioco più brillante della serie, però perché no? Visto che questo rumor era accompagnato dal possibile ritorno anche di Full Blocks, spero sempre che ci sia spazio per qualche bella novità all'interno dell'NSO. Anche se ormai sono proprio curioso di capire come verrà gestito il passaggio generazionale anche per il servizio in abbonamento. A forza di aggiungere sistemi e nuovi giochi, prima o poi dovrà arrivare o un rincaro del servizio oppure proprio una sua totale ristrutturazione. Ma a questo punto se ne riparlerà, credo, nel 2025 e anche più avanti. Momento Zelda. Abbiamo capito che per quanto riguarda questa generazione Nintendo ha avuto la tendenza a completare progetti e a tenerli in disparte in attesa del momento giusto di pubblicazione. Però ecco, se continuano così finisce che le remastered di Twilight Princess e Wind Waker escono fuori a muffite. Se questa collection o magari questi due progetti separati esistono veramente, non penso ci sia un'altra occasione utile per mostrarli. O li presentano ora oppure se ne riparlerà in un modo o nell'altro su Switch 2. Non dimentichiamoci che nell'aria sembra esserci spazio anche per un side project, magari un remake di un classico 2D o uno spin-off con protagonista Zelda. A un anno inoltrato dall'uscita di Tears of the Kingdom, mi aspetto un qualche tipo di presenza all'interno del Direct per una delle saghe più importanti Nintendo. E chiudiamo con l'elefante nella stanza. Anzi, con il cacciatore di elefanti stellari nella stanza. Anzi, con la caccia... Vabbè, avete capito. Chiudiamo con Metroid. Vedremo Metroid Prime 4? Sono passati 7 anni. Aspetta. Fermi tutti, ve lo ripeto, 7 anni dall'annuncio di Metroid Prime 4 ed oltre 5 da quando il progetto è stato riavviato e dato in mano a Retro Studios. Anche se il titolo sarà probabilmente un gioco cross-gen, la stagione di Switch deve concludersi assolutamente con l'arrivo di Prime 4. Per questo, mi sbilancio, sono convinto che vedremo, come bomba in chiusura, almeno un teaser del progetto a fine Direct, che molto probabilmente sarà accompagnato prima dal reveal delle remastered di Prime 2 e 3. Sarà stato svolto lo stesso lavoro certosino fatto con il primo episodio della serie lo scorso anno? Dubito. Mi aspetto più un'operazione simile a quanto visto con Pikmin 1 e 2, ma andrebbe bene lo stesso, non trovate? E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, ma
In realtà questa non è la fine della discussione, solo l'inizio. Ci sono infatti tantissimi altri titoli che potremmo immaginare all'interno di questo Direct. Prendete, non lo so, la remastered di Xenoblade Chronicles X, il ritorno di F-Zero, magari con la remastered di GX, serie dimenticate come Golden Sun, insomma, potrei andare avanti per ore. Proprio per questo vi aspetto nei commenti per sapere quali sono le vostre prediction per questo imminente evento targato Nintendo. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto predictate duro, durissimo. Io sono il Poro 18, Michele Giugno, ciao. Ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa.